Ebbene sì, ogni tanto mi compro anch'io qualcosa di nuovo e questa volta è qualcosa di importante. Il mio primo casco nuovo. Come vedete questa è una tacolla che ho fatto per riuscire a portarmela in moto, dato che me l'hanno consegnato al lavoro e io vado a lavorare in moto. Quindi, tacolla tattica. Questa volta non ho scelto un casco a cazzo, bensì ho comprato un casco che secondo me ne vale veramente la pena. Questa è la nuova linea della Stilo e adesso la andiamo ad unboxare insieme, così ce la guardiamo e la confrontiamo anche con il mio vecchio casco, che era un economico OMP. Questo è il mio primo casco nuovo, quindi non ho idea di che cosa ci sia dentro. È bellissimo. È bellissimo. Come avete visto, questo è un casco marca Stilo ed è appunto l'ultimo uscito, il modello 020 se non sbaglio, comunque ve lo scrivo in descrizione. C'era una cuffia smontata, vabbè, adesso la rimonteremo. Come avete visto, non è solo il casco, ma mi sono fatto anche dare questo accessorio che è la visiera parasole. Questo l'ho fatto perché memore del mio primo rally a Salso Maggiore Terme, dove arrivava tantissimo sole in faccia, avevo messo gli occhiali da sole, avevo fatto uno schifo perché si appannavano tutti, non si vedeva una minchia, e lì ho perso la mia settima posizione. Allora ho deciso di farmi questo regalo comprando un casco nuovo, si può anche aggiungere degli accessori come la visiera, e mi sono fatto installare la visiera. Vediamo prima però di provarlo che cosa c'è qua. Ah, è il coperchio per la visiera. Quando non mi serve, la voglio montare qua. C'ho la coperta. Qui vedo che ci sono anche degli accessori che immagino siano degli spessori. Sì, sono degli spessori. Nel caso abbia bisogno di più supporto da qualche parte, posso mettere vari tipi di spessori. Vado a prendere il sottocasco così lo proviamo. Con sta palla sarà un casino bere. Il casco è di misura pressoché perfetta. Mi tiene anche il cervello abbastanza stretto, così che possa pensare meglio. Faccio un po' di pulizia e arrivo con l'altro casco. E qual è uno dei motivi che mi ha spinto a comprare un casco nuovo? Sicuramente non perché me la voglio tirare, voglio lo Stilo ultima generazione. Sapete, siamo asini e corriamo con quello che si può. Ma perché purtroppo il mio vecchio casco quest'anno va in pensione, ovvero quest'anno è l'ultimo anno in cui vale l'omologa di questo casco qui. Pertanto l'avrei comunque dovuto cambiare. Allora ho deciso, per fare una spesa, di fare una spesa e ho comprato un casco di qualità. Contate che questo casco ha un'omologa che non ha ancora una data di scadenza, quindi presumibilmente per almeno altri 10 anni dovrebbe andare bene e sarà sicuramente una spesa che si ammortizza. Si ammortizza come? Il noleggio di un casco solitamente costa sui 50 euro, quindi se fate 10 gare avete speso 500 euro. Questo ne costa poco di più, quindi ne vale la pena. Allora, a parte che è nuovo, che cosa cambia da un casco economico da un casco di buona gamma?
Allora, innanzitutto, a prima vista, la cosa che possiamo notare è la reazione della testa. Questo ne è privo, mentre questo ce l'ha. In secondo luogo, questo, essendo un casco stilo, che è la marca probabilmente migliore, se chiedete in giro, a livello di interfono, a livello di componenti audio, che cosa abbiamo? Qui abbiamo un sistema abbastanza economico di interfono, quindi una radio non super costosa, con l'attacco maschio che va sulla centralina dell'interfono. Questo è un attacco maschio classico con il cavo. Qui invece la troviamo integrata all'interno del casco, quindi uno deve prendere il suo attacco dell'interfono, che in questo caso sarà maschio come questo, e inserirlo all'interno del casco. Perché ho fatto questa faccia? Perché a parte che vabbè non entra, ma non entra perché qua c'è una rondella, uno spessore più ampio, e quindi non passa e non arriviamo al jack. Che cosa succede? Questa nuova tipologia di caschi stilo, questa nuova generazione, hanno l'attacco più grande. Perché? Perché la stilo ha creato un attacco Bluetooth che si può attaccare al casco, e per fare un supporto in più, anziché tenere solo sulla parte di ferro del jack, hanno fatto una parte di foro più larga così che possa entrare. Ovviamente però lo spinotto deve essere un po' più lungo. Io confido che nelle centraline stilo non ci sia questo spessore, altrimenti questo non lo posso usare. Però conosco gente che ce l'ha, tipo Marco Tinagli ce l'ha uguale a questo, però blu, e l'attacco è uguale e lo spinotto si entra benissimo. Gli attacchi ANS invece sono gli stessi, perché quella è la sicurezza e su quello gli standard sono uguali su tutti i caschi. Feeling, beh, non ci ho ancora fatto una gara, l'ho appena indossato con voi. Sicuramente è una struttura più rigida, che ti dà meno scossoni, di conseguenza è più un tutt'uno col casco, con la testa, casco e testa sono più unite. E a livello di peso, allora, questo pesa 2,3 kg. E questo pesa 2 kg, quindi abbiamo una differenza di 300 grammi che essenzialmente non è verificabile a livello prestazionale, cioè non cambia un cazzo. Ovviamente l'estetica, parliamo di due caschi completamente diversi, ma d'ingombro decisamente il casco vecchio vince contro il casco nuovo. Il casco nuovo è enorme, il casco vecchio invece è un pelo più corto. Bene, spero che questo speciale unboxing vi sia piaciuto. Questo è il mio primo casco nuovo, e d'ora in avanti, quando vedete un casco arancione con l'asinello sopra, che adesso ci vado ad attaccare in macchina, fate il tifo, perché c'è un asino, o alla guida o a destra. Grazie di aver guardato questo video, condividete e mettete mi piace se vi è piaciuto, e vi dirò durante l'arco delle mie gare se vi consiglio l'acquisto di uno stilo di questo genere, oppure se non ne vale la pena. E è meglio spendere 200 euro per un casco del genere. Tantissimi di voi che guardano i miei video non sono iscritti al canale, quindi per favore iscrivetevi, attivate la campanellina, perché in tanti mi chiedete se vengo a correre dalle vostre parti, ma se non cresciamo a livello di numeri, qua gli sgay non arrivano e non posso venire a correre nel rally di casa tua. Grazie per il supporto, ci vediamo alla prossima. Io al giorno ho quasi su YouTube, ora dimmi che cosa vuoi di più, contenuti e varietà, altro che a rotino, bro, qui c'è un asino in città, da nota rotonda e cocktail preferito, BMW 30 e parte posteriore, Liguria la regione del tuo test preferito, attiva le notifiche, schiaccia pollicione, yeah. Asino, 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 corse.